Riguarda sanità e assistenza la maggior parte delle richieste di intervento che i cittadini hanno rivolto nel 2016 al difensore civico della Regione Piemonte. Si tratta per lo più di opposizione alle dimissioni da strutture sociosanitarie o ospedaliere, soprattutto di anziani malati cronici non autosufficienti e persone con disabilità grave. Lo ha sottolineato il difensore civico regionale, l'avvocato Augusto Fierro, durante la relazione annuale sul bilancio di attività al Consiglio regionale. I punti salienti sono di nuovo delle doglianze su una situazione che da vari anni viene denunciata dal difensore civico, anche quello che, e soprattutto quello che mi ha preceduto, e cioè una carenza complessiva nella presa in carico e nella continuità assistenziale degli anziani non autosufficienti. Un secondo punto è quello che riguarda la situazione all'interno delle RSA e la preoccupazione per la tutela della dignità delle persone ricoverate. Ci sono stati alcuni casi che per fortuna sono casi estremi, sono casi di, trasgressivi che però impongono e obbligano a una vigilanza maggiore, tant'è che una delle proposte che viene svolta nella relazione è proprio quella di assegnare al difensore civico anche una capacità ispettiva a sorpresa nei luoghi dove avviene l'istituzionalizzazione.